deve esserci un sindaco, come lui. Lui, non come lui, lui, proprio lui. È come una squadra di assessori, con una squadra di amici, con una squadra di consiglieri comunali, portatori di valori importanti, portatori di entusiasmo, portatori di professionalità, portatori di radicamento del territorio nelle diverse frazioni di questo comune così grande che è Portogallo, perché tu lo conosci ormai come me, meglio di me, perché lo giri lungo il lago, Renato, è un comune che ha tante individualità, tante caratterizzazioni e deve essere rappresentato, deve essere accompagnato con anche un centro storico che ha bisogno, Gerardo, Piero, deve essere risollevato, perché il nostro non può diventare, ormai è diventato un paese, un centro storico dove ci sono solamente negozi di mutande, con tutto rispetto per i negozi di mutande, banche, ma non è Lugano, Portogallo non è Lugano purtroppo, solo banche, negozi di mutande, negozi di occhiali, ora o siamo di quanti hobby, e descamisados e smutandados, o forse è meglio che ci diamo una mossa e cerchiamo di fare qualcosa di meglio per la nostra città. E quindi io credo che anche le capacità organizzative, politiche, il collegamento che ha saputo costruire in questi anni il nostro amico Angelo con la regione, la sua capacità culturale, data la caratterizzazione particolarmente culturale della nostra città, sarà utilissima per risollevare, per unire la cultura, il turismo, la valorizzazione del territorio, iniziative economiche nuove, tutte insieme che vanno ad amalgamarsi e a creare un circolo virtuoso di sviluppo economico, di senso di appartenenza e di vivacità per un centro storico e per un comune nel suo complesso che ha bisogno di questo. Però ecco, bisogna finalmente farlo, perché io mi sono stancato di dirlo, perché mi sono la campagna elettorale di Muschietti, la campagna elettorale di Pippi Geremia, la campagna elettorale di Mazzon, la campagna elettorale di Angelo Tavolo. Ecco, questa è la campagna elettorale in cui vorrei alla fine, una volta nella vita, avere successo, viva Dio! Ecco, quindi questo dobbiamo fare, lo sappiamo, scateniamoci in tutti i modi, casa per casa, telefonate fino all'ultimo minuto in cui vengono chiusi i seggi, facciamolo, sappiamo che questa è una cosa che non ci può capitare in questo modo, in questa forma. Anche perché provate a immaginarvi, solamente non voglio nemmeno pensarci, ma solo un istante, se non dovesse accadere. Cioè veramente una depressione. No, al di là della depressione, immaginatevi, ecco, quindi. No, non pensiamoci nemmeno, dobbiamo assolutamente prendere il e non occorre sputtanare l'avversario, perché l'avversario è già sputtanato di suo. Cioè non c'è bisogno che noi ci mettiamo a tirare guano come sono abituati questi signori della sinistra nei confronti del presidente Berlusconi e di tutti i suoi amici a scendere di livello. Ma come non facciamo questo? Prendiamo atto semplicemente che in questi anni, in questi lunghi decenni di governo del centro-sinistra a Portogallo sotto diverse immagini, Portogallo non è cresciuta, Portogallo è andata indietro. Io sono nato a Portogallo 52 anni fa, tutto sommato forse Portogallo quando ero bambino andavo alle scuole medie, alle scuole elementari, sì, non era peggio di adesso, forse era meglio, forse era più vivace, se confrontata ai centri limitrofi era sicuramente più vivace, era il capoluogo del Veneto orientale, ecco, deve ritornare ad esserlo. Quindi io credo che questo dobbiamo fare, e dobbiamo farlo con una squadra, con un uomo. Lui non è l'uomo della provvidenza, intendiamoci, né intende essere né Benito Mussolini, né, cioè non è l'uomo della provvidenza, è un uomo, e tutto è un uomo, dovrebbe essere anche una donna, lui non è una donna, si è buttata bruttissima come donna, mentre come uomo va bene, si presenta bene, è un uomo che si mette a disposizione della sua città, che avendo raggiunto un risultato eccellente sotto il profilo professionale non va in cerca di una carriera, perché non gli cambia assolutamente niente, se mai anzi guadagna di meno certamente a fare il sindaco che a fare, ma si mette a disposizione della sua città, dice sono arrivato ormai a 85 anni, quanti ne hai, 90, e mi metto a disposizione della mia città, mi sembra una cosa, un'attività proprio di puro e mero servizio a favore nostro, quindi è nostro dovere aiutarlo e sostenerlo. Poi passiamo a Piero, l'abbiamo già detto, il più amato degli italiani, c'è il Lorello Cuccarini della provincia di Venezia. Chi è che ha preso? Sono amato di accennarti Lorello. Quindi la prossima volta sarai, devi essere il Lorello, come diceva il nostro colonnello, Lorello al cubo, bisogna moltiplicare questa,
questa capacità di creare, di attrarre consenso attorno alla tua figura, alla tua onestà, prima di tutto, al fatto di essere un padre di famiglia, una persona per bene, una persona con una bella famiglia alle spalle, un lavoro che hai svolto sempre con grande competenza nella nostra città e anche in altre realtà. E anche animatore di una squadra di persone che ti vogliono bene, e qua ne vedo tantissime. Parliamo di Renato un momento. Allora, Renato io lo conosco dal 1994. Ti ho conosciuto nell'ufficio di un allora parlamentare europeo che oggi è un consigliere regionale uscente. Abbiamo lavorato insieme molti anni, ma proprio insieme, nel senso proprio a contatto di gomito, per molti, 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 molti anni. Quindi io credo che tu possa dire di conoscermi molto bene e io posso dire di conoscerti altrettanto bene. Allora, Renato sicuramente è una persona di grande concretezza, lo ha dimostrato. E secondo voi abbiamo bisogno di concretezza o abbiamo bisogno di parolai? Abbiamo bisogno di infiorettatori del lessico italiano o abbiamo bisogno di realizzatori? Abbiamo bisogno di consiglieri regionali o abbiamo bisogno di assessori? Sono due mestieri diversi, eh? Abbiamo bisogno di persone che raccontano molto bene o di persone che hanno dimostrato di saper fare? Allora dopo possiamo ragionare su come fare, possiamo ragionare come fare la terza corsia, secondo me dovete farne quattro, però vabbè, forse non avete i soldi, bisogna trovarli. Possiamo ragionare dove far passare una ferrovia piuttosto che un'altra, ci possiamo ragionare, magari prima di esporti, magari ce ne parli anche a me, visto che sono senatore, sarebbe utile per il futuro. Possiamo ragionare come comporre le liste di consorzi di bonifica, possiamo ragionare di tante cose, Renato, e sicuramente avremo modo di farlo in futuro, forse anche di più di quanto abbiamo fatto nel recente passato. Però detto questo, Renato è sicuramente un realizzatore, lo ha dimostrato, è nelle cose, lo fa con una passione assolutamente unica che gli viene riconosciuta da tutti, non solo in provincia di Venezia ma in tutta la nostra regione, e non solo nella nostra regione a quanto mi risulta. Quindi Renato, insomma, qua vale lo stesso discorso che ho fatto per Piero prima, il fatto stesso che oggi non abbia raffreddore, sono qua accanto a te nel momento in cui inizio ufficialmente la campagna elettorale per una importante conferma al vertice della regione, ti dice come la penso.